L'Italia ha tutto per poter uscire dalla fase di difficoltà, che pure ancora oggi è forte, pensate alla drammatica emergenza del terremoto. Però c'ha bisogno innanzitutto di avere gli italiani, perché lo sa Dario, i soldi ci sono. Le risorse tecniche ci sono. La nostra protezione civile è una delle migliori al mondo. Siamo felicissimi di tutto. Cosa ci manca delle volte? Ci manca lo stesso entusiasmo e la stessa energia che caratterizzò quel 1966 devastante. E allora chiudo lì. Vi ricordate il titolo della Nazione di allora? Firenze, devastata dall'Arno, vive con calma ore tragiche. Era un titolo che teneva insieme tutto. Marcello Giannini, che non è più con noi, più volte ci ha raccontato che per far credere ai romani, alla RAI, il livello di dramma che Firenze stava vivendo, a un certo punto prese il telefono, lo buttò dalla finestra con la cornetta, dalla finestra, allora la RAI era in centro, e disse: se non ci credete ve lo faccio sentire io che cosa sta succedendo. E c'era l'Arno che scorreva. Perché? Perché non si riusciva nemmeno a dare i confini della tragedia che si stava verificando. Eppure i fiorentini, il titolo della Nazione, Firenze, devastata dall'Arno, vive con calma ore tragiche. C'è bisogno di tenere insieme queste due caratteristiche. La voglia di convogliare gli aiuti e il bisogno di aiuti e contemporaneamente l'intelligenza, la prudenza, il buon senso, l'equilibrio di chi comunque si rende conto che deve vivere con calma ore tragiche. Insomma, quel momento ha segnato la storia di Firenze. Quelli che sono arrivati dopo ormai ci si divide in prima dell'alluvione e dopo l'alluvione. Noi siamo la generazione di quelli che non si è fatto in tempo a vivere quella cosa là.